Lara, che bello rivederti. Sei già arrivata? Jean, mio fedele amico, sai bene che quando si tratta di una nuova avventura non sto nella pelle dalla curiosità. Appena ho ricevuto la tua telefonata stamattina, ho subito preparato le mie cose e ho preso il mio jet privato. Sono al corrente della tua insaziabile sete di conoscenza, mia cara Croft. Non sapevo avessi un ufficio in Italia. Sono rimasta sorpresa quando mi hai chiesto di raggiungerti qui. In effetti è da poco che ho preso questo piccolo appartamento in affitto, ma rimarrò per poco qui ad Alberobello. Giusto il tempo di studiare la gemma del cavaliere. Poi tornerò ad Alessandria. La gemma del cavaliere? Esattamente. Alcuni mercenari si stanno aggirando per la città alla ricerca di questo artefatto. Credo che non sappiano ancora bene dove cercare. Ma sfogliando alcuni vecchi libri di storia, ho scoperto che una leggenda narra di una gemma nascosta nella chiesa Trullo di Alberobello. Vorrei che tu la trovassi. Mi piacerebbe studiarne la composizione e i poteri che custodisce. Ovviamente, una volta che avrò terminato i miei studi, te la restituirò. Fantastico! Un altro artefatto da aggiungere alla mia collezione. Non vedo l'ora di averlo tra le mie mani. Calma, calma, Lara. Dovrai essere molto prudente. Per arrivare alla gemma dovrai superare molti pericoli. Si narra che essa sia custodita da una misteriosa creatura, ma non so dirti di più. Non preoccuparti, Jean, mi conosci molto bene. Ho affrontato mille peripezie nelle mie passate avventure e ce la farò anche questa volta. In bocca al lupo, Lara. Confido nelle tue capacità. Buonasera, desidera? Salve. Un caffè, grazie. Mi dispiace, la macchina del caffè non funziona. Ho chiamato il tecnico stamattina, ma non è ancora arrivato. Yeah.
buon pomeriggio. Ha bisogno di qualcosa? Signorina, è molto gentile da parte sua. Non è da tutti fermarsi a parlare con un povero senza tetto. Ma non sono sempre stato così. Bei tempi quando la mia defunta madre mi preparava i piatti succulenti, come la zuppa di fagioli. Ora ricordo a stento quel meraviglioso profumo. Parata! Grazie mille, come posso sdebitarmi? Sto cercando il prete, ma la chiesa a quest'ora è chiusa. Mi sa dire dove trovarlo? Purtroppo non so dove abita, ma se riuscisse a trovarlo potrebbe restituirgli questa chiave. Ieri l'ho trovata per strada. Sa, il prete è anziano e un po' distratto. Thank you.
Buonasera, avrei bisogno di fagioli, olio e salsa di pomodoro, per favore. Ecco a lei, grazie e arrivederci. Che Dio la benedica! Purtroppo non ho nulla per ricambiare il favore. Magari mi sa dire come posso fare per parlare con il prete. La chiesa è chiusa ed è piuttosto urgente. Non so quanto possa servire, ma tenga. Proprio ieri ho trovato questa chiave. Credo che il prete l'abbia persa. Sa, è un po' anziano e distratto. Negoziante di armi che legge un romanzo d'amore. Patetico. Piuttosto, come posso rubare un'arma senza uccidere questo romanticone? Di sicuro non si sveglierà per un bel po'. Chissà quali storie d'amore starà sognando adesso. Figliola, come hai fatto a entrare? Avevo bisogno di pregare, le chiedo perdono per l'intrusione. Non importa, ragazza, ma visto che sei qui, mi aiuteresti a trovare la mia Bibbia? Chissà dove l'ho lasciata. Sai, sono anziano e un po' distratto. Dove ho già sentito questa frase? Ha!
Il Signore ti ricompenserà adeguatamente per questa tua opera di bene. Ma intanto, come posso ricambiare? Mi piacerebbe fare un giro di questa chiesa. Mi hanno detto che è bellissima. Certo, figliola. Tieni, questa è la chiave del chiostro. No. Thank you.